Emma Marrone si apre con i fan e fa una dolorosa confessione sul suo passato. La cantante ha aperto il suo cuore, rivelando per la prima volta il triste problema che l'ha sempre condizionata. Emma Marrone, essendo una delle più amate cantanti in Italia, gode di un'attenzione mediatica non indifferente. In queste ore, l'artista ha offerto ai follower di Instagram di scambiare quattro chiacchiere tramite il box delle domande. Ha aperto le discussioni scrivendo: "Ogni volta è così". Questo è un brano scritto dalla stessa Emma, insieme a Davide Petrella. Ma di cosa parla il brano? "Ogni volta è così" è un invito a lasciarsi andare, ad abbandonarsi all'altro, senza giudizi e scontri. Non c'è più la paura, l'indecisione, la titubanza o l'insicurezza. Rispondendo ai tanti messaggi arrivati, Emma ha fatto una dolorosa confessione. Dopo che una fan le ha nominato gli attacchi di panico, lei ha ammesso di averne sofferto in passato. Come in molti sapranno, l'attacco di panico è un disturbo molto comune. Consiste in una serie di sintomi fisici e sensazioni che scaturiscono da un intenso stato d'ansia, accompagnato da un improvviso senso di paura e di disagio. Chi soffre o ha sofferto di questo disturbo sa quanto possa essere brutto. Molto spesso sono il sintomo di un disagio psicologico più profondo, che va affrontato. Quando una cantante famosa come Emma ne parla, può certamente aiutare persone che si trovano in una situazione così difficile. La cantante, infatti, ha gettato luce anche su un argomento molto importante, come quello della salute mentale. Emma Marrone è considerata una delle più brave e amate cantanti italiane. Di recente è stata ospite al Festival di Sanremo, dove ha conquistato tutti non solo con la sua voce, ma anche con la sua simpatia. Molto vicina ai fan, ha conversato un po' con loro su Instagram, toccando anche argomenti di grande interesse per tutti. Per anni lei stessa ha sofferto di attacchi di panico e infine è riuscita a risolvere questo problema. Infatti, come ha spiegato, è un disturbo del tutto risolvibile. "Ho sofferto per anni di attacchi di panico, però è una situazione super risolvibile. Ci vuole un po' di pazienza e le persone giuste al proprio fianco", ha scritto. In questo modo lei è riuscita a superare questo problema molto comune che colpisce tantissime persone nel mondo. Spesso e volentieri, grazie all'aiuto della psicoterapia, gli attacchi di panico si risolvono molto efficacemente. La stessa Emma ha persino sensibilizzato sull'argomento, ricordando l'ex concorrente di Amici, Michele Merlo. La cantante, che era stata coach di Michele ad Amici, è stata anche alla Camera Ardente. È il padre a raccontare come il cantante, diventato famoso grazie ad Amici, soffrisse a causa dei no ricevuti nel corso della sua giovane carriera. Pur portando Amici nel cuore, ci era rimasto male per l'eliminazione. Allo stesso modo aveva sofferto per essere stato eliminato da Decimo Factor e perché lo avevano respinto due volte dalle selezioni per il Festival di Sanremo. Le esclusioni gli avevano provocato crisi d'ansia e attacchi di panico. Ma non mollava, ha spiegato al settimanale Di Più. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.